ci gira la testa. Un ospite cool piace sempre di più. Allegria, niente calma, con noi Fred De Palma. Oh là là, Fred De Palma, casa di Fred, buongiorno caro. Benvenuto. Ciao. Buongiorno. Come state? Bene. Per la serie I Platinati stiamo facendo, cioè proprio quelli che hanno più dischi di platino in assoluto, sti giovani fortissimi. Ieri eravamo con Shade, che tu ben conosci, no? Certo, certo, mio fratello. Bella Shadino. Anche tu non scherzi, 600 milioni di streaming. Vuoi snocciolare qualche numero, Sabrina? Allora, 600 milioni di streaming dell'album Webe. Poi, Una Volta Ancora, che è stato un successo anche in Spagna, 5 volte platino, 300 milioni di streaming e top 50 delle classifiche di vendita da oltre un anno. Da aprire una gioielleria, insomma, tu sì. E Shade. Tu sei a Torino anche, no? Mi pare come lui. Io sono cresciuto a Torino, ma vivo a Milano. Vivi a Milano. Questa è la tua casa? Sì. Sei da solo? Sì. No, con la mia ragazza. Salutiamola, dai, allarga. Ciao. Un po'. Ciao. Allarga. Saluta. No, è lì che sta facendo meditazione. Meditazione. Senti, non vorrei disturbare. Come stai? Stai bene? Un periodo com'è? Abbiamo le spalle un pochino di angoscia, adesso va meglio, no? Sì, è stato un periodo sicuramente molto duro che ha messo alla prova il mondo intero. Quindi sì, diciamo che stiamo facendo un po' di fatica a scrollarcelo di dosso, un po' tutti, credo, no? Quindi per ora cerchiamo di guardare al futuro in maniera positiva, almeno più positiva possibile. Certo. Senti, tu hai fatto una nuova canzone che si chiama Paloma, no? Il nuovo progetto. Paloma. Di Paloma, cosa si Paloma. Tratta? Raccontaci. Ma guarda, è una canzone a cui tengo molto. Per tanti motivi, prima di tutto perché appunto l'ho scritta in questo periodo di lockdown, quindi ovviamente ha un po' quella sfera nostalgica, no? Di quello che poteva mancare in quel periodo, e soprattutto perché il featuring che c'è nel pezzo è un featuring per me importantissimo, ma poi importantissimo proprio a livello mondiale. Sì, me ne parlava, Anitta. Scusami Fred, me ne parlava Regina, che lei è brasiliana, sì. Perché probabilmente noi in Italia non la conosciamo bene, ma però, stiamo parlando di Anitta. Grande Anitta, ciao, grande sì. Freddy, che ha collaborato con Madonna, insomma, Fred ha 8 miliardi di visualizzazioni di streaming, 8 miliardi, mamma. Veramente forse una delle artiste del mondo latino più importanti che ci sono. È vero. Al mondo. Ma direi anche di più, appunto, ha collaborato con Madonna, ha collaborato con tantissimi grandi della musica mondiale. Infatti, cioè, per me è un onore incredibile, veramente. Beh, certo. Quindi è un progetto internazionale, vabbè, del resto tu sei abituato, anche i successi precedenti hanno avuto grande successo. Grosso. Insomma, è andata bene, dai. No. Sì. È lì che voglio arrivare, è lì che voglio portare la mia musica, quindi in realtà sì, questo featuring ricalca perfettamente il percorso che voglio fare. Ma tu sei anche un freestylizzatore? Sì, beh, vengo da lì, quindi sì. Vuoi provare una roba per noi? La famo? A famo? Sì, dai. Allora, ti do un tema, ti do una frase, il nome del programma, procediamo, vediamo cosa ne viene fuori, eh? Dai. Ok. Non ero pronto a questa cosa. Aha. Io. Ma stai aspettando la base? No, stavo aspettando che mi chiedi il tema. E procediamo. E solo, e procediamo. Dai. Ok, yeah, procediamo. Faccio queste robe, lo capisci che ci siamo. Sai che cosa intendo con sta roba? Salti in aria. Procediamo. Ti amo, Brasile con l'Italia. Grazie. Scusate, sono andato a rubare una cuffia di là perché mi è andato via tutto. Freddy, allora cosa farai quest'estate? Ma allora, quest'estate io sto iniziando a vedere che ci sarà la possibilità di suonare da qualche parte. Quindi con le dovute precauzioni e nelle regioni in cui è possibile, mi piacerebbe portare la mia musica in giro, anche perché ormai sono mesi che... Certo, c'è voglia di contatto, dai, che è fondamentale, insomma, per chi fa questo lavoro.
cosa ne pensano della canzone, voglio sentire se la cantano. Secondo me è un altro, un'altra hit, arriva subito, molto bella. Con questa frase perché... Senti, allora appena poi finisce tutta sta situazione ci vediamo anche personalmente, vieni a trovarci in studio così facciamo, mettiamo su un bel set. Assolutamente, assolutamente. Mi salutate con un applauso, Fred Palma! Grazie, ciao, grazie mille! E Anita, ciao a tutti, grazie. Paloma!